Sono arrivati da tutta Italia gli oltre 200 scatti che hanno preso parte al 27° concorso fotografico nazionale Trofeo Chimera e dal premio speciale Piero Comanducci. Questa mattina nella sede del Fotoclub La Chimera in Piazza Grande ad Arezzo si sono svolte le premiazioni dei fotografi vincitori, 51 in tutto gli autori che hanno partecipato al concorso. Abbiamo avuto un incremento di partecipanti, la giuria ha fatto un ottimo lavoro, ha analizzato più di 200 fotografie e mi sembra che la mostra abbia avuto anche sia di ottima qualità. La cosa importante è che questo, diciamo, concorso ormai è una cosa consolidata, ha preso piede anche, diciamo, nel tessuto aretino e io spero che continui nel tempo e migliori sempre di più. Grazie anche a nome di mia mamma e di mia sorella, perché per noi è un piacere. Poi sapete quanto mio babbo era legato comunque in generale all'immagine, soprattutto le immagini della città. Quindi ho visto i lavori veramente belli, anzi, come si diceva con Glauco prima, spero che nei prossimi anni gli aretini ci diano anche un pochino più un supporto, perché ce ne sono veramente tanti di fotografi bravi e quindi ci piacerebbe che negli anni questo concorso diventi sempre più importante. Questo potrebbe essere un concorso che ogni anno ci dà quello scatto particolare con quel taglio magari professionale che ci serve poi anche per fare promozione della città. Il primo premio nella sezione tema libero è stato assegnato a Paolo Stupazzoni di Bologna con la fotografia Triathlon. Nel tema obbligato Arezzo in foto, il primo premio è invece andato a Fabio Migliorucci di Castiglion Fiorentino con Piazza Grande. Infine il vincitore del Memorial Piero Comanducci è stato l'aretino Stefano Foni con Arial Dance.